Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Hai notizie, curiosità, voci di protagonisti? Allora, abbiamo voci di protagonisti. Intanto vi do la notizia che il prossimo passo sarà il 15 luglio quando si riuniranno. Però è stata proprio Licia Ronzulli, che ricordo essere capogruppo al Senato, prima di entrare a dirci che sicuramente il presidente sarà Antonio Tagliani e sta per uscire Lotito. Scusami Luca, ma a proposito dell'incidente di ieri. Buonasera, scusi, si può fermare un secondo? Ci può riferire cosa è accaduto ieri? Scusi, aspettate un attimo che lo seguiamo. Chiedigli come va con Tagliani. Vediamo un attimo. Perché avevano avuto al Senato un momento di scontro molto acceso. I suoi rapporti con Tagliani come sono al momento? Ottimi. Avete solo permesso, grazie. Allungati troppo nei brindisi ieri, questo è stato il problema. Scusate, potete fare una cosa? Scusate, molto semplice. Volete il chiarimento? Prendete la, c'è una mia agenzia della DNA Cronos di ieri, lì c'è scritto tutto. Ok, quindi non è stato risolto il problema del compleanno. Ma non c'è stato nessun problema del compleanno. Come no? Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. No, chiedo. C'era una riunione ufficiale all'interno della stanza del capogruppo. Quindi il Damiani, che è capogruppo della commissione bilancio, essendo stata convocata una commissione tra l'intervallo dell'aula, che peraltro si è protratto oltre il tempo che era previsto, alle 14, è stato chiarito col presidente dicendo ci vediamo fra un quarto d'ora. Noi siamo usciti a un quarto d'ora e purtroppo avevano già votato. Quindi non c'era nessuna dietrologia. Questa frase, capito? Che lei avrebbe, ma è vero, detto, che ha detto questo è solo l'inizio. Ma queste sono altre, queste sono invenzioni. Ah, eccola qua. Infatti avrei detto, non ci sono, non mi sembra. Certo. Ecco, ma ci sono stati degli scontri per degli emendamenti, si è detto. Ma no, nessuno scontri. No. Nessuno scontri, nessuno. Anzi, paradossalmente questa cosa ha portato un risultato migliore, perché abbiamo dato 8 milioni alle famiglie. Non erano questi emendamenti sui diritti televisivi che lei voleva. Ma che c'è? Allora, per quanto c'è questo aspetto, è tutto che è totalmente vincolato. Poi, ma, allora, se, ricordate sempre questo, chi conosce un po' la procedura parlamentare, essendo un disegno di legge che è stato varato all'unanimità dalla Camera, viene al Senato, non un decreto legge, e il Senato... chiaramente, visto che questo è un'attività bicamerale e non di una monocamera, fare le sue valutazioni. Questi emendamenti non vanno a alterare assolutamente l'articolato, anzi rendono efficiente, efficace la legge e automatica, senza discrezionalità.